Eccoci, buonasera, è la grande giornata, lo sapete benissimo, della gigantesca catena di manifestazioni giovanili in giro per l'Italia. Ora parliamoci chiaro, sarebbe enorme anche se fosse stata una serie di manifestazioni organizzate, come fanno i partiti, i sindacati, nelle ore più importanti della vita del Paese, usando i treni, i pullman, la mobilitazione, lanciando questa mobilitazione in giro per il Paese attraverso le strutture capillari che hanno appunto le forze politiche e quelle sindacali. Ma qui in realtà è stato il passaparola tra i giovani, è qualcosa di aereo che si è verificato e che ha portato a 180 manifestazioni, da cui le più grandi da 100.000 persone nelle principali città d'Italia, e non è stato mai possibile nel nostro paese, nella storia, vedere contemporaneamente così tanti giovani in piazza. Può bastare evidentemente per dire che questa comunque è una pagina importante della vita pubblica del nostro paese. Vedremo le immagini di questa catena di manifestazioni che, come sapete, ovviamente sull'indicazione, la vogliamo dire così, sull'esempio, sulla suggestione, sulla fascinazione di Greta Thunberg, però sono manifestazioni che hanno come scopo la preservazione del pianeta, del suo ecosistema, del suo equilibrio ambientale. Un equilibrio che è messo a repentaglio dalle scelte umane anche, e quindi è su questo che si agita la protesta. E vedremo appunto che protesta è stata. Ometteremo le reazioni della politica, perché sono un po', se mi permettete il paragone irriverente, la pillola del giorno dopo. La politica si è disinteressata dei temi ambientali a livello internazionale e a livello italiano. Tardive e non osservate da tutte sono state le grandi firme sui trattati internazionali per il clima o i rischi ecologici. E oggi ci si trova di fronte appunto alla reazione. La politica ovviamente ha fatto quello che in questi casi si fa, ha salutato l'imponente dimostrazione di democrazia e la forza pacifica, perché bisognerà pur dirlo, in queste manifestazioni non c'è stata una sola vicenda, un piccolo episodio di tensione, di violenza e di polemica. Ma poi vedremo che la politica ha, come si dice, le sue gatte da pelare. Il governo lunedì comincia a affrontare esecutivamente la questione della nota aggiuntiva al DEF, ovvero la questione della manovra, e tra le altre cose si chiede all'Unione Europea sempre più chiaramente di poter scomputare il 2,5 del PIL del deficit, ovviamente da quello che deve essere appunto il rapporto con il PIL, per poter appunto riuscire a salvare quella parte green, ormai si dice sempre così, quella parte di crescita dovuta a iniziative, a investimenti che rispettano l'ambiente. Vedremo. Ma poi c'è l'altra partita, quella politica all'interno dei partiti. Rientrato dall'America, Di Maio ha subito riunito l'intera forza di governo dei 5 Stelle per verificare la situazione dopo il primo campanello d'allarme serio, reale, cioè l'uscita di una senatrice che non è andata verso il centrodestra ma verso Italia Viva di Renzi. Siccome il tam-tam parla di altra disaffezione, di altri pronti a uscire, Di Maio ha voluto verificare la situazione. Poi tra maggioranza e opposizione si parla anche molto di quello che succederà dopo che il centrodestra ha ottenuto il numero di ragioni necessarie e sufficienti per poter chiedere il referendum che porterebbe al maggioritario completo, mentre, come si sa, dal 7 ottobre col taglio finale, voto finale sul taglio dei parlamentari, si va da parte dell'attuale maggioranza verso l'ipotesi opposta. Ma chi arriverà prima al traguardo? Poi c'è Trump con l'Ukraina Gate. 30 secondi ai titoli. Da nord a sud, in tutto il paese, 180 le città in cui i giovani, oltre 1 milione complessivamente, sono scesi in piazza in occasione del Friday for Future, con cui si è chiusa la settimana di protesta in difesa del clima e dell'ambiente in tutto il mondo, oltre a quelle in Italia, di cui parleremo, manifestazioni oggi in altri 27 paesi.
dal Canada, la sedicenne svedese Greta commenta: è incredibile, stiamo arrivando. È stata la più grande mobilitazione mai verificatasi in Italia a livello giovanile, capace di scrivere una pagina della storia non solo per il numero dei partecipanti, ma anche per i suoi protagonisti e per come si sono svolte le centinaia di manifestazioni, fuori dai recinti e dall'organizzazione politica e sindacati, ma soprattutto nessuna polemica, nessuna tensione e tantomeno violenza. È slittato al Consiglio dei Ministri di lunedì l'esame della nota d'aggiornamento al documento di economia e finanza con le linee guida per la legge di bilancio. Mancherebbero 7 miliardi di coperture per una manovra che dovrà essere espansiva per la crescita. Un intervento superiore ai 30 miliardi con un rapporto deficit-PIL che andrebbe a salire attorno al 2-3%. Tra le misure allo studio e incentivi per favorire la lotta all'evasione fiscale e l'ipotesi di chiedere all'Unione Europea lo scorporo del 2,5% del PIL per le spese in favore dell'ambiente. Rientrato da New York Di Maio convoca ministri, viceministri, 5 Stelle per fare il punto sull'organizzazione del movimento col timore che altri parlamentari possano lasciare i 5 Stelle in attesa del taglio dei parlamentari al suo atto conclusivo il 7 ottobre alla Camera, mentre il centrodestra su iniziativa della Lega continua la battaglia per il referendum per abrogare la parte proporzionale dell'attuale legge elettorale. Siamo in guerra. Donald Trump si scaglia contro la talpa che ha rivelato la sua telefonata al presidente ucraino Zelensky. Intanto il Washington Post ha rivelato che Rudolph Giuliani, che ora è l'avvocato di Trump, lo scorso anno incontrò 5 procuratori di Kiev per ottenere informazioni su Hunter Biden, il figlio di Joe, candidato, come sappiamo, alle presidenziali del 2020, ma ora la sua candidatura vacilla insieme a quella di Trump. Eccoci, buonasera, e quindi è una giornata particolare, una manifestazione imponente se la si mette tutte insieme, ma tante manifestazioni imponenti pure vedendole ciascuna separata dall'altra. Manifestazioni senza nessuna organizzazione, senza bandiere di partito e soprattutto manifestazioni al 90% composte da giovani. È un'altra Italia quella che abbiamo visto oggi e allora è giusto mostrarvela tutta. Brucia la terra, tutti giù per terra, in piazza Duomo alla fine di un Friday for Future, venerdì per il futuro partecipato come mai prima. Milano alle 9 del mattino, dalla testa del corteo non si vede la fine. Traffico in tilt, spegnete il motore, fateci respirare, urlano agli automobilisti che aspettano in fila. Scooter portati a mano, davanti alla scala c'è una vigna con l'uva, è la città del bosco verticale delle borracce di alluminio, distribuite a scuola a tutti gli alunni, ma anche del consumo di suolo, il 57% del totale, e le costruzioni per le Olimpiadi all'orizzonte, dove c'era una stazione di servizio, terreno di proprietà comunale, i ragazzi di Fridays for Future oggi piantano un albero. E poi circondano l'Agenzia delle Entrate. Basta sconti fiscali alle aziende che ricorrono ai combustibili fossili. È tempo di agire! Ma la questione del clima non è solo una questione metropolitana. Arriva in provincia, sale in montagna e attraversa la pianura. 1 milione di ragazzi in tutta Italia, dicono loro. Sono studenti delle medie, delle superiori e delle università, trasversali, pacifici, tanti cartelli pieni di ironia, spesso scritti in inglese. There's not a planet B, non c'è un pianeta B, uno dei più fortunati, niente cori odiosi, al massimo qualche presa in giro per Trump e Bolsonaro, niente bandiere e slogan di partito, niente politici a mettere il cappello, solo una striscia di verde sulle guance, capelli lunghi e capelli corti, gonnellone e jeans aderenti, niente leader e leaderini, il movimento è orizzontale, non ha capi, niente bottiglie di plastica, si beve solo da bottigliette riciclabili, professori e presidi in piazza pure loro, per l'assenza in classe la giustificazione per partecipazione di massa alla manifestazione per il clima, come ha assicurato il Ministero dell'Istruzione.
Ma erano anni che non si vedevano manifestazioni così, studenti di tutte le città italiane in piazza, praticamente autoconvocati, distaccati dalla politica intesa come palazzo. Questa è Torino, attraversata da un fiume di giovani, e questo è un time-lapse della manifestazione che passa a Venezia, alle Zattere. Saremo i primi a sparire col riscaldamento globale, avvertono i ragazzi. Genova è la città delle alluvioni, ogni autunno un disastro, scendono in piazza in 10.000. Non vogliamo politici fra noi, avvertono i ragazzi. E poi, da 15-16 anni, ecco cosa si sente. Ascoltate la scienza, basta fare i bambini. A Bologna il corteo parte da Piazza San Francesco, cortei studenteschi come 40 anni fa, ironia, Firenze, altro successo. La protesta verde sale in montagna a Trento, passa a Vicenza, la città vicina all'altopiano di Asiago. Non torneranno più i prati, si legge. Un anno fa un uragano tirò giù gli alberi, torna in pianura padana, va a Parma, passa dalla Romagna, Forlì, tanta gente. Giù fino a Viareggio, una città di 70.000 abitanti che sembra come fosse nei giorni del carnevale, ed è lo scherzo più bello. Questo dal nord fino al centro-nord, ma se volete la vera sorpresa per i livelli di mobilitazione, per l'adesione, per lo spirito pacifico ma anche innovativo dei cortei che ci sono stati, viene dal centro-sud. Ovviamente Roma è stata una delle realtà più partecipate, ma non c'è praticamente città del centro-sud che non abbia visto la partecipazione folta dei giovani. Come vedrete, di tutti i tipi, è il caso di dire. L'onda verde questa volta irrompe nella capitale. A marzo erano 30.000, oggi sono tanti, tanti di più. I lacci verdi uniscono le mani delle migliaia di ragazzi, sono soprattutto studenti, dalle elementari fino all'università. Non togliete le ali del nostro futuro, scrivono su striscioni e cartelli improvvisati, ce ne sono centinaia, sto saltando la lezione per darne una a voi. Senza sigle, senza bandiere, si rivolgono ai grandi del mondo, alle istituzioni, al governo, agli industriali. Sembra rivolto proprio a loro lo sguardo serio e deciso di Marianna, una delle coordinatrici. Italia! A Napoli i ragazzi scesi in piazza sono pochi di meno, il tema scelto è quello della terra dei fuochi. Per le strade della città risuonano le note più conosciute, davanti all'università Federico II appare questo striscione, c'è scritto «Fioramonti, non ci serve il tuo permesso, il futuro, ce lo prendiamo noi». Perché il ministro dell'istruzione ha invitato i presidi a non segnare l'assenza, ma loro in piazza sarebbero scesi lo stesso, portando anche la tradizione quando scrivono «voglio una pizza calda, non un pianeta caldo». Un movimento dal basso, ribadiscono tutti, anche a Palermo, dove si ricorda anche il dramma dell'Amazzonia. Ci avete rotto i polmoni, lo slogan che risuona a Piazza Politeama, piena di volti giovanissimi. Gridano le loro parole, semplici ma efficaci. Qui invece siamo a Bari. Davanti al Petruzzelli, insieme a tanti studenti, ci sono anche i loro genitori o i loro nonni. Quest'uomo in giacca e cravatta tanti anni fa insegnava all'università lotta biologica integrata. Ora, qui, abbraccia sua nipote. Ma la protesta di oggi dilaga in ogni città, da Ancona a Cagliari, dove scrivono «Vi sommergeremo prima del mare», e giù fino a Reggio Calabria, in ogni angolo città dove di manifestazioni di solito se ne vedono poche. Poi c'è lui, Potito, 12 anni, nella piazzetta del suo paese, Stornarella, profonda provincia di Foggia, è da solo con il suo cartello in mano, ma forse la sua protesta vale per mille. Qualcuno penserà forse che c'è troppo di maniera, c'è troppo di agiografia in questo quadro che abbiamo disegnato, ma questa è stata la realtà di oggi. L'assenza di tensioni, la presenza sicuramente di esagerazioni, di tanto che attiene al linguaggio giovanile e all'esperienza giovanile. Però questo è importante, lo voglio ripetere, aver visto una serie di manifestazioni percorse da nessuna
violenza da nessuna polemica e da quasi nessun politico. Noi poi li abbiamo proprio tolti tutti. Ci sono anche le dichiarazioni dei politici, ma questa sera non è proprio la cosa per loro. Invece vi devo dire che sotto il cielo della politica sono successe altre cose. Intanto ve la dico sommariamente che c'è stato un incontro tra il ministro della giustizia Bonafede, il suo predecessore Orlando del PD, Bonafede e dei 5 Stelle, alla presenza anche inizialmente del premier Conte. Hanno abbozzato quella che può essere una linea di riforma della giustizia, ma già si vede in serata qualche screzio, perché è stato Matteo Renzi, che adesso è un partner della maggioranza autonomo con Italia Viva, a dire: a noi non hanno detto niente e non ci hanno avvertito, diremo in aula come la pensiamo, prove tecniche di differenziazione. Ma in realtà c'è altro. Trovare la strada giusta e trovarla condivisa. È slittato lunedì rispetto alla scadenza non perentoria fissata per oggi l'approdo in Consiglio dei Ministri della nota di aggiornamento al DEF, la cornice cioè dentro la quale il nuovo governo dovrà inserire la manovra. Ma la ricerca dei fondi non è semplice, bisogna trovare ancora una decina di miliardi di coperture per una legge di bilancio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 miliardi, che dovrà essere espansiva per favorire la crescita ma sempre nel rispetto delle regole, visto che la spada di Damocle del debito pubblico pende sempre sui nostri conti. Se, come sembra, la flessibilità che ci concede Bruxelles si aggira intorno agli 11 miliardi, si potrebbe alzare l'asticella del rapporto deficit-PIL intorno al 2,2-2,3%, abbastanza per mettere in atto le misure senza essere ripresi dall'Europa. Ma, dicevamo, servono circa 10 miliardi e bisogna trovarli fra spending review e lotta all'evasione. Evitare l'aumento dell'IVA è il punto di partenza, ma diverse ipotesi sono al vaglio, discusse dal Premier Conte e dal Ministro dell'Economia Gualtieri, tra cui una sorta di bonus-malus in base allo strumento di pagamento. In pratica l'IVA potrebbe aumentare su una serie di beni e servizi a rischio evasione e per chi paga in contanti. Diminuirebbe invece per chi usa carte e bancomat con uno sconto del 2%. L'obiettivo è arrivare a 3,5-4 miliardi di entrate aggiuntive dalla lotta all'evasione fiscale, ma qui dovrà ancora una volta intervenire Bruxelles e decidere se quelle entrate possono essere considerate coperture o meno. Una buona notizia, si fa per dire, arriva dai risparmi ottenuti dalle misure bandiera del governo precedente, quota 100 e reddito di cittadinanza, che potrebbero ammontare a 6 miliardi. Risorse arriverebbero anche dal calo dello spread, circa 3 miliardi, dal taglio dei ministeri, 4 miliardi. Sembra invece slittare ancora una volta la cosiddetta tax expenditure, anche se il tema dipende dal decreto ambiente, se sarà possibile inserire nella manovra, cioè alcune agevolazioni fiscali, e se sarà possibile applicare la cosiddetta Golden Rule, scorporare cioè dal calcolo del deficit gli investimenti verdi, ovvero ragionare su una soglia di scomputo pari al 2,5% del PIL per ogni Stato membro, come chiede il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro. Questo per quanto riguarda il DEF. Vedete che anche qui spunta fuori, come dire, l'impronta verde. Il green sembra in qualche modo diventare la nuova bacchetta magica con cui cercare di far quadrare i conti. Questo nell'attesa del contenzioso con l'Europa. Oggi Gentiloni ha passato le prove scritte, diciamo, da commissario agli affari economici. Ci sarà poi l'interrogazione vera e propria da parte degli europarlamentari, che sarà il momento decisivo. E poi si comincerà a trattare davvero, avendo anche il vantaggio, comunque, se non altro linguistico, del rapporto diretto col commissario più interessato. Ma ci sono altre vicende che riguardano la politica, ovvero le paure dei 5 Stelle per nuove fughe di parlamentari e anche quel che succede, soprattutto per quanto riguarda la legge elettorale, dopo che sarà tagliato il numero dei parlamentari e dopo che sarà approvato o meno il referendum voluto da alcune regioni, sono ormai 8, e caldeggiato, come sappiamo, dal centrodestra guida leghista.
7 ottobre prossimo, lunedì, data da segnare sul calendario, perché vede la fine del Parlamento così come lo conosciamo. Addio ai 630 deputati e 315 senatori. Si taglia, tra le polemiche, ma si taglia. C'è l'antipolitica, il populismo, qualche interesse di parte nella scelta, ma, come dicono dal PD, siamo gente di parola e il taglio era alla base dell'intesa coi 5 Stelle. Ma cosa succede tagliando il numero dei rappresentanti del popolo, che secondo le nuove regole saranno 400 alla Camera e 200 al Senato? Succede che dovrà essere garantita, e subito, una degna rappresentanza plurale, come chiede la Costituzione, perché la materia non è di quelle da scherzarci sopra, si tratta dei fondamentali della nostra Repubblica. E allora, taglio delle poltrone, oramai il termine è stato sdoganato, che piaccia o no, significa ridisegnare obbligatoriamente una nuova legge elettorale, compatibile, un nuovo sistema di voto, e ciò che si delinea è una riforma in senso proporzionale, con la cancellazione dei collegi uninominali e l'introduzione di una soglia di sbarramento, perché la riforma taglia parlamentari rischia di essere un'arma, per così dire, a doppio taglio, con il rischio di perdita di rappresentatività dell'Assemblea. E la strada possibile, l'unica, secondo i costituzionalisti, è proprio quella di una riforma elettorale in senso proporzionale, indispensabile per garantire la voce alle minoranze, una riforma che ha una rilevanza politica, visto che di fatto va a depotenziare la Lega di Salvini e la coalizione sovranista pronta a imporsi col sistema maggioritario. Non a caso la strada del referendum sul maggioritario è già pronta grazie al voto di ben 8 consigli regionali. Chi vince governa, chi perde non rompe, dice Salvini. Ammesso però che il quesito superi i dubbi sulla costituzionalità, referendum ingegnoso ma inammissibile, e quindi sarà cassato dalla Corte Costituzionale, profetizza oggi dal PD Stefano Ceccanti. Insomma, il 7 ottobre segna una data storica, una nuova legge elettorale deve essere fatta al più presto, e su questo tutti o quasi tutti sono d'accordo. Più difficile trovare la forza per renderla condivisa. E come si diceva, c'è anche quello che sta succedendo nei 5 Stelle. Tra l'altro questa sera c'è stato un nuovo esempio del nervosismo nel movimento guidato da Luigi Di Maio. C'è stato uno scontro duro tra il sottosegretario allo sviluppo economico Buffagni e il dissidente, ormai lo possiamo chiamare così, Gianluigi Paragone, proprio sui incontri che ha avuto Buffagni anche con esponenti dell'alta finanza internazionale. Abbiamo cominciato in un modo e siamo finiti a farci accettare nei salotti che contano, ha detto Paragone. E gli ha risposto Buffagni, noi sappiamo tenere le distanze, vorremmo sapere con chi vai lingua in bocca tu, evidentemente accusandolo di avere rapporti con quella che è diventata l'opposizione, ovvero la Lega. Questo per dare l'idea della tensione del movimento. Ed è per questo che appena tornato da New York Di Maio ha convocato, un po' ritualmente, alla Farnesina, una riunione dei suoi. Un vertice urgente al Ministero degli Esteri con tutti i ministri e vice dei 5 Stelle. È vero, Luigi Di Maio lo aveva convocato prima di partire da New York, ma appena sbarcato è arrivata la conferma, anzi con l'orario annunciato alle 16, anticipato di un'ora, perché l'uscita della senatrice Gelsomina Vono ha fatto scattare il semaforo rosso d'allerta. Prima di quel passo le voci di addio dal movimento venivano derubricate a dissenso interno, da ascoltare, ma senza dargli troppa importanza. Adesso le cose stanno cambiando, anche se il ministro Bonafede prova a ridimensionare. Non c'è nessuna fronda. Del vincolo di mandato cosa pensa? Non c'è nessuna fronda interna. Le firme erano per convocare un'assemblea, non so se poi dobbiamo necessariamente inventare qualcosa, non lo so, fate pure, non mi riguarda. Io sono abituato a dire, la verità. In realtà altri sarebbero pronti a seguire la Vono. Non io, ha risposto quasi scandalizzato Cataldo Mininno, senatore pugliese, militare di carriera indicato in viaggio verso Salvini. Scegliere Lega o anche Forza Italia significherebbe mettere a rischio la maggioranza. Diverso il discorso che riguarda altri senatori, almeno due, sensibili alle sirene di Italia Viva. Ugo Grassi, che si è dimesso da capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, e Lello Ciampolillo avrebbero preparato le valigie per spostarsi con Renzi, mossa che metterebbe in grande imbarazzo i 5 Stelle. Per questo oggi pomeriggio Di Maio ai suoi ha detto che è pronto ad accelerare con la riforma del movimento, aprendo all'introduzione di un direttorio rimodellato. 12 componenti più i due capigruppo alle Camere e Beppe Grillo l'ipotesi. Si sta lavorando ad allargare la segreteria, o come si chiamerà.
perché è evidente che la complessità è tanta e c'è bisogno di più persone, dice il viceministro Buffagni. Inserito nel gruppo dei rivali del capo politico, conferma di essere pronto a lottare per far valere le sue ragioni, ma dentro il movimento chi cambia partito si deve dimettere, aggiunge Buffagni. Da dentro sono pronti a battersi gli scontenti riuniti intorno al consigliere regionale del Lazio Barillari, si sono autoconvocati a Firenze per questo fine settimana. L'appuntamento ufficiale rimane invece per il 12 e 13 ottobre a Napoli per la festa 5 Stelle. Lì Di Maio potrebbe ufficializzare la nascita della segreteria, dove inserire ex ministri di Lusi, i nuovi che chiedono spazio, rappresentanti di voci in dissenso che altri partiti chiamerebbero correnti. E poi c'è a livello internazionale la partita durissima che riguarda Donald Trump. A 400 giorni dal giorno del voto, dal 3 novembre del 2020, tutto sembra in ebollizione. Si sa qual è la partita, quella che riguarda la telefonata, la ormai famosa telefonata tra Trump e il presidente ucraino Zelensky, avente soprattutto come argomento eventuali reati compiuti dal figlio di Joe Biden, che come tutti sanno era fino a questi giorni il più accreditato possibile rivale dello stesso Trump nella corsa alla Casa Bianca. Ma se la vicenda della telefonata ha indebolito e molto Trump, non ha certo rafforzato Biden. Rudolph Giuliani è l'avvocato personale di Donald Trump, Mike Pompeo è il segretario di Stato e con loro, da oggi, nell'occhio del ciclone, l'Ucraina Gate tira in ballo la cerchia più stretta del presidente. Il rischio adesso è che con lo scaricabarile sulle responsabilità, nel caso che sta infiammando la scena politica americana, parta anche il tutti contro tutti tra i VIP dell'amministrazione. Stando al Washington Post, già l'anno scorso Giuliani, per sua stessa missione, incontrò 5 diversi procuratori ucraini. Secondo il quotidiano, l'avvocato avrebbe ottenuto proprio dai magistrati di Kiev informazioni su Hunter Biden, figlio del senatore democratico candidato nelle primarie per le presidenziali, e i suoi affari col gas ucraino. Giuliani parlò via Skype più volte con l'ex procuratore generale ucraino, incontrò il suo successore di persona a New York e a Varsavia all'inizio di quest'anno, circostanze che, se confermate, danno tutt'altro spessore alla fatidica telefonata di Donald Trump col presidente Zelensky, che ha portato alla richiesta di impeachment dei democratici. Sono stato incoraggiato dal Dipartimento di Stato nei miei contatti con la giustizia ucraina, si è difeso Rudolph Giuliani davanti alle telecamere della CNN, tanto che per salvaguardarsi nella vicenda avrebbe anche archiviato le indicazioni in merito ricevute via SMS dal ministero di Mike Pompeo. Giuliani non è il governo, ha risposto il Dipartimento di Stato, la patata bollente insomma rimbalza di mano in mano almeno tra una dozzina di alti funzionari di Mike Pompeo coinvolti, compreso il suo assistente legale. Quanto reggerà la compattezza del cerchio magico presidenziale è da vedere. Certo è che Trump, giorno dopo giorno, è sempre più infuriato. Voglio il nome della talpa che ha rivelato la telefonata. Questa è una guerra e lui è una spia, avrebbe urlato il presidente americano in una riunione nella rappresentanza statunitense all'ONU. La mia conversazione con Zelensky fu ineccepibile, continua a sostenere. Sta di fatto che gli eventuali capi di imputazione per l'impeachment potrebbero essere pronti per fine ottobre, a chiusura dell'indagine che deve accertare i reati eventuali. Gli ultimi sondaggi, invece, dicono che la maggioranza degli americani è contraria all'impeachment, almeno per ora. Allora, vediamo insieme che cosa c'è dopo di noi. Dopo di noi, ovviamente, come sempre, c'è 8:30 e ospiti di Lilli Gruber sono Alessandro De Angelis, Silvia Sciorilli Borrelli e Luca Telese. Poi è venerdì, voi sapete che c'è Propaganda Live e ci sono molti, molti ospiti importanti. Mischeta, Andrea Pennacchi, poi ci sono anche Ramon Caravaglio, Valentina Del Re, Memo Remigi, Marco da Milano, Francesca Schianchi, Costanze Reuscher e questa volta non è l'ospite meno decoroso Paolo Celata, c'è di peggio. A dopo. E infine siamo arrivati, come sempre, alle borse. Vediamo la chiusura, l'ultimo giorno di contrattazioni. A Milano, come vedete, è un più 0,32%, l'ultimo indice FTSE MIB, con lo spread che chiude la settimana
esattamente a 140 punti base. In questo momento a Wall Street invece la situazione è in peggioramento. Dow Jones sta lasciando sul campo lo 0,45%, ma il Nasdaq di più, l'1,36%. È tutto. Gruber, Zoro, ci vediamo domani sera. Buonasera.